Per favore non spingete! Motivo! Motivo! Emma, aiutaci te, facci fare una foto, Emma, se no... Amiche! Emma! Amiche ed amici, compagne e compagni, a tutti voi, mi dispiace se non si sente, io non posso farci molto, posso tentare di alzare la voce, ma voglio mantenere qui con voi un tono molto pacato, ma contestualmente molto fermo e molto deciso. Scusate. Intendo anche misurare le parole, perché è indubbio che oggi ci troviamo in un momento molto critico per la democrazia e per il nostro paese. Il decreto legge approvato ieri sera dal governo interviene a regolare elezioni ad elezioni già avviate, contro i più radicati principi di civiltà giuridica, principi ribaditi più volte da prese di posizioni di organismi internazionali, Consiglio d'Europa compreso. Oggi questa prova di arroganza viola e annulla qualunque certezza del diritto, qualunque certezza delle regole di un processo elettorale che si voglia un minimo civile, democratico, all'altezza della civiltà giuridica del nostro paese. E se tanto mi dà tanto, se poi a qualcuno converrà, non è neanche detto che poi si vorrà riconvertire, non è neanche detto che se per caso perdessero non vorranno interpretare i risultati elettorali con un decreto interpretativo. Insomma, e lo dico, ripeto con grande fermezza ma con grande pacatezza, siamo arrivati al funambolismo della illegalità. Si è completato il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato contro il diritto. Come vedete, per una volta leggo. Leggo perché misuro le parole e voglio dare anche a voi il senso di come misurare la gravità della situazione. Se altri non sono responsabili, noi lo dobbiamo essere.
noi dobbiamo essere la parte responsabile di questo paese. Si dirà, queste sono faccende che riguardano la casta, la sola classe politica, ma che non riguardano la gente, nel senso che non cambiano la vita quotidiana dei cittadini. È mia profonda convinzione che non è così e che l'incertezza delle regole cambiate in corso d'opera sono le stesse che reggono i concorsi, gli appalti, la vita dei cittadini. Qui non stiamo parlando di teorie o di funambulismo, stiamo parlando dell'unica cosa che regola la vita civile del paese: certezza delle regole, rispetto delle regole. Questo provvedimento, varato da un governo arrogante che non conosce altra legge se non la legge della forza, suona come un incitamento alla illegalità dei tanti, dei troppi che prosperano nella e della illegalità. Ed è uno schiaffo in faccia ai tanti cittadini onesti, è un atto di umiliazione nei loro confronti. Comunque abbiano votato, ripeto. Ed è anche un atto demoralizzante nei confronti di tutti coloro che operano sul territorio a difesa del diritto e della legalità. Parlo delle forze dell'ordine, dei carabinieri, di tutti coloro, magistrati in testa, che in generale si impegnano perché le regole vengano rispettate. E non credo che gli italiani non capiscano, se solo qualcuno glielo potesse spiegare. Ma grazie alla RAI che abbiamo, o a RAI 7 che abbiamo, parlano sempre solo alcuni, né con le loro menzogne e le loro pseudo-verità. Io penso che il Paese può capire cosa sta capitando, e cioè che si sta facendo di tutto per trasformare in Italia la democrazia in una larva, in una forma senza contenuto. Già 8 mesi fa avevamo dato un monito rispetto al precipitare e al degenerare anche istituzionale del nostro Paese. Ovviamente fummo considerati eccessivi, ma allora almeno in parte trovammo ascolto e almeno in parte potemmo sanare la situazione. Ma oggi, e lo dico a voi tutti, non porsi il problema dello stato della democrazia nel nostro Paese sarebbe imprudente, per non dire irresponsabile. Ed è doveroso, necessario, che noi poniamo a noi stessi e a tutti il problema del che fare. Forse oggi si capisce meglio il senso della nostra e della mia non violenza, della settimana scorsa, così pesante, così derisa, così irrisa, eppure così premonitrice di quello che ci stava capitando e che voleva essere fin da allora un contributo alle istituzioni perché salvaguardassero i diritti civili e umani di tutti. Serve diritti che noi vedevamo calpestati e umiliati.